L'editor è l'ambiente di CreativeLook dedicato alla creazione e modifica dei lookbook ed è composto da tre sezioni: la libreria, la pagina ed il modifica stile. La libreria è la sezione a sinistra nell'editor che contiene gli oggetti che andranno a comporre il lookbook ed è composta da diversi elementi: il layout di pagina, i media e gli hotspot. La pagina rappresenta il cuore dell'editor, dove vengono create le pagine che formano il lookbook. Il modifica stile è l'apposita sezione dell'editor che permette di definire uno stile di default del lookbook. Entrando nell'editor è possibile assegnare e modificare il nome del lookbook, che verrà inoltre mostrato nel titolo della campagna web nelle campagne microsito. In basso nell'editor sono presenti i pulsanti per visualizzare l'anteprima del lookbook o della pagina corrente, creare una nuova campagna o visualizzare quelle esistenti, pubblicare le modifiche apportate al lookbook, accedere alle pagine dedicate alle metriche. Il menu layout di pagina permette all'utente di scegliere il layout della pagina corrente tra quelli disponibili per il tema selezionato. Vediamo il layout Morlen. Immagini. Sono layout strutturati a griglie per agevolare l'inserimento dei contenuti per l'utente. Infatti, inserendo un'immagine dalla libreria in una determinata porzione di pagina con un drag and drop, questa automaticamente si adatta allo spazio di pagina scelto. L'utente potrà editare ogni immagine nello spazio in cui è stata inserita per ridimensionarla o spostarla, ma sempre limitatamente allo spazio selezionato. Immagini e incorporato. Questi layout possono contenere immagini e pagine embed abilitate dai proprietari, come ad esempio link a campagne già create con CreativeLook oppure mappe di Google, forme di registrazione, eccetera, eccetera. Immagini e video. Questi layout permettono l'inserimento di video e immagini. I video supportati possono essere unicamente link provenienti dalle piattaforme YouTube e Vimeo. Il layout Flexi consente all'utente massima libertà nello spostare, ruotare o ridimensionare le immagini nell'intera pagina, senza griglie. Vediamo ora il layout Fulton. Immagini. Come per il tema Morlen, in questa sezione i layout sono strutturati a griglie per agevolare l'inserimento dei contenuti per l'utente. L'utente potrà editare ogni immagine nello spazio in cui è stata inserita per ridimensionarla o spostarla, sempre limitatamente allo spazio selezionato. Tra i vari layout è presente anche il Flexi. Mobile ottimizzato. I layout mobile sono suddivisi in due colonne e diventano responsive a seconda del dispositivo su cui la pagina viene visualizzata. Su desktop e mobile, con orientamento landscape, le due colonne rimarranno affiancate orizzontalmente, mentre su mobile, con orientamento portrait, verranno affiancate verticalmente.